Ragazzi, da che parte inizio? Ci credete che non so da che parte iniziare? Non ci. No, guardate, sono in difficoltà seria. Perché davvero, se vi racconto che mi è successo. Allora, per iniziare, innanzitutto sulla polemica con Sacchi, che avrebbe detto che Leao non avrebbe mai giocato con lui, quello io gli do ragione. Purtroppo gli do ragione. Certo, altro calcio differente, ma. Neanche forse la panchina vedeva con Sacchi, intanto per chiarire la faccenda, eh. Poi so cose, so polemiche, ognuno fa con quelli che ha, ognuno ha la sua epoca e lasciamo e va bene. Comunque, ragazzi, prendiamola con filosofia, la dovevamo perdere. Cioè, tutto il caos che è stato vissuto, la sosta nazionale, poi tutti gli infortuni a ripetizione, che qui io dico bisogna cambiare staff atletico perché non è possibile. E tu, insomma, eravamo arrivati già. Insomma, non ci si presentava nel migliore dei modi. Comunque, Mirante, per amor del cielo, ha fatto il suo. Poi l'espulsione di Ciao. Poi il gol con la tua rete, non si può dire. E allora è segno che te. Ragazzi, la partita la dovevi perdere. Il primo tempo va bene, si è fatto molto più noi, ma non basta. Non basta. E il secondo tempo ci siamo dovuti inchinare. Non mi sono piaciuti gli ultimi, anche in inferiorità numerica, sia i cambi, senza senso, secondo me. Anche perché sono entrati più mosci, più stanchi mentalmente, boh, non lo so, di quelli che erano in campo. E poi, tanto se devi difendere l'1-0, te puoi continuare con Adli. Se hai Okafor, butta anche Okafor nella mischia, insieme alle Ao, fa qualcosa, tanto o perdi 1-0, o 2-0, perdi uguale, non porti a casa niente. Comunque, ragazzi, normale che con l'espulsione è un errore, ci sta, oh, capita, questo è il calcio. E poi la partita è diventata in salita. Loro non è che abbiano fatto chissà cosa. Loro hanno fatto il loro compitino. Si sono messi lì e andavano di ripartenza. Ma dopo lì è riuscito tutto più semplice, no? E noi che invece ci è girato tutto storto. Ci abbiamo provato, ma ci sono mancate le forze. È inutile girarci intorno. Non mi sento di incolpare nessuno per tutto quello che è successo in questi 15 giorni. Ci rifaremo, il campionato è lungo. Per il momento comunque abbiamo trovato proprio la rivale per lo scudetto della prescrittese. La Radiatese FC si mette insomma in lista come pretendente al titolo per ora. Ragazzi, ci può fare, è andata così, ci capitano queste partite, giracoglioni. Che perdi contro una squadra come la Juve, questa Juve qui. Però i nodi vengono al pettine, San Giovanni in volo inganni. Al ritorno, magari chissà, ci rifaremo là? A Torino? Chi lo sa, può darsi. Pensiamo al Paris Saint-Germain, vai. E qui, aspettando che ci giri meglio la ruota della fortuna. Eh sì, poi giocavi con giocatori fuori ruolo, soprattutto terzino sinistro, ragazzi. E non è semplice, la mancanza di Maignan. Ha influito tanto anche sul tipo di impostazione di gioco. Però è giusto che la giochi, ci provi, ma contro culo, controcorrente ci si può anche andare, ma contro culo no. Ciao, like e campanellina, eh. Iniziamo a iscriversi e a lasciare like, però a cazzo, su.